solito si trova un alibi a tenersi lontani dalla santità, perché si pensa che essa debba comportare condizioni particolari di vita su un piano esteriore, grandi opere, grandi prodigi, grandi rapporti, condizioni diverse dalla maggior parte delle persone. Di Cecilia conoscevamo pochissimo, solo qualcosa nei ricordi dei nostri anziani. A quel punto, quando siamo diventati gruppo Cecilia Osepi, il numero poteva oscillare da 15, 20, eccetera, allora ci siamo preoccupati di conoscere Cecilia, la sua vita e la sua, soprattutto la sua spiritualità. Riteneva che lei, rispetto alla figura di Santa Teresina, che era mistica già riconosciuta ai suoi tempi, non si sentiva all'altezza di poter essere come lei. Allora dice: io posso scrivere non la storia di un'anima, ma la storia di un pagliaccio, perché io, rispetto a lei, sono un pagliaccio buono a nulla. La zia Cecilia dice: questa vita non è triste, basta conoscere il segreto per convertire tutte le amarezze in gioia. E credetemi, io ho impiegato 50 anni per arrivare a capire che il dolore è anche gioia. La zia Cecilia invece, all'età di 5 anni, diceva: Gesù, piuttosto che compiere il più piccolo peccato veniale, preferisco morire. Con ricordo di Cecilia sono rimasto sempre affezionato e l'ho sempre ritenuta come una mia sorellina. E a lei mi rivolgevo proprio da fratello, chiamandola anche ad alta voce e pregandola che mi aiutasse nelle varie mansioni che stavo svolgendo. Fin da quando io ero bambino sentivo sempre che gli adulti grandi parlavano di Cecilia Osepi. È vissuta qui a Nepi, ha lasciato un ricordo veramente importante e tutti quanti da molto tempo aspettavano che succedesse qualcosa per Cecilia Osepi. È interessante conoscere almeno a grandi linee la biografia della venerabile Cecilia Osepi, proprio per cogliere come una straordinaria santità si è inserita in una vita estremamente comune. È nata a Monteromano nel 1910, un paese della provincia di Viterbo, nella zona che va verso il mare Tirreno, non lontano da Tarquinia. Ed è nata proprio un giorno particolare, il 17 febbraio, il giorno che la Chiesa dedicava e dedica tuttora alla memoria dei 7 santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Santa Maria. Ha abitato per qualche anno a Monteromano, poi anche in seguito alla perdita del padre, la famiglia, ciò che rimaneva della famiglia, la mamma, un fratello e lei, si sono trasferiti nella campagna di Nepi lungo la via della Selciatella, nella tenuta di una famiglia nobile di Roma, a Mezzadria diremmo oggi. Quando è arrivata all'età di andare a scuola, è stata accolta come interna nel monastero delle monache cistercensi di Nepi, dove ha frequentato le scuole elementari, ha ricevuto i sacramenti della cresima e della prima comunione e ha vissuto con una straordinaria intensità, già in quei primi anni, una bellissima storia d'amore con il Signore. Ma non la sfiora il pensiero di diventare monaca cistercense. Esce, concluse le scuole elementari,
ed entra in contatto con i padri servi di Maria della chiesa vicina di Sant'Olomeo. Ho conosciuto Cecilio Sebi perché i miei superiori, entrando in convento da bambino nel 1938, no, mi parlavano di questa mia consorella, perché essendo una terziaria dell'ordine dei servi di Maria, è una consorella di noi frati servi di Maria. E le motivazioni che lei porta sono quella del nascondimento, quella dell'umiltà, quella di non apparire. Quando andava dalla massa alla chiesa di Sant'Olomeo, faceva tutti i vicoletti dove non passava nessuno, per cui questa umiltà, questo nascondimento. Rimane molto colpita dalla spiritualità servitana, in particolare dalla devozione alla Madonna addolorata. Già da bambina, a 7 anni, è incredibile, aveva maturato il pensiero di rispondere al Signore che le pareva la chiamasse ad essere tutta sua. E questo proposito è stato poi ripetutamente rinnovato, questa intenzione, finché a 13 anni ha chiesto la possibilità allo zio, lo zio Filippo Mannucci, fratello della mamma, che in qualche modo diremmo esercitava su di lei la patria potestà, di poter entrare come aspirante nell'istituto delle suore mantellate serve di Maria di Pistoia. Un po' di tempo a Pistoia, un po' di tempo a Pola, che a quei tempi apparteneva all'Italia, come aspirante, piccoli servizi, come collaboratrice, finché nel 1926, a 16 anni, si ammala di tubercolosi intestinale. Deve tornare a casa. Sono cominciati i 2 anni atroci della sua esistenza. A Cecilia Eusepi capita fra le mani la prima edizione italiana del diario di Teresa di Gesù Bambino. E diventa Cecilia Eusepi nel 1926, 27, 28, diventa l'edizione italiana di Teresa di Gesù Bambino, edizione vivente. Il diario risale a quell'epoca. Padre Roschini ha avuto l'intuizione geniale per un giovane frate 25enne o poco più di chiederle di trascrivere quello che le passava nel cuore verso Gesù. E tutto si consuma nel segno di questa progressiva identificazione, sorellanza, diremmo, finché, guarda caso, guarda segno, non caso, segno, chiude gli occhi a questa vita proprio il 1 ottobre 1928, memoria liturgica di Teresa di Gesù Bambino. Ho visto Cecilia Eusepi per la prima volta quando è stata riesumata dal cimitero comunale ed avevano scelto di porla sotto il muro centrale tra il convento e la chiesa, proprio in corrispondenza con l'altare della Madonna Addolorata. Un particolare che mi sovviene è che durante la sua vita Cecilia era devotissima della Madonna Addolorata, tant'è vero che più volte aveva espresso il desiderio di poter riposare ai piedi della statua della Vergine Addolorata. Nonostante un'esistenza tutto sommato così normale, priva di grandi eventi, subito dopo la morte questa ragazza cominciò ad essere conosciuta e apprezzata.
cominciarono a circolare preghiere che chiedevano al Signore la beatificazione, il riconoscimento da parte della Chiesa, finché i vescovi di allora, il mio predecessore Monsignor Gori, provvide a una prima ricognizione negli anni 40 del corpo, tutta documentata, come si fa in questi casi nell'avvio di un processo di beatificazione. Non so come, non invitato, non autorizzato, ma ancora ero un povero studente, sono riuscito ad intrufolarmi nella sala dove avevano tirato fuori Cecilia dalla bara e l'ho vista lì stesa sul tavolo, ancora, diciamo così, secondo me intatta. Ho provato a toccarla e il braccio mi dava la sensazione che fosse ancora morbido. Una cosa che mi ha fatto più impressione ancora della morbidezza del braccio è stata quella di assistere alla spogliazione del corpo di Cecilia e vedere che mano a mano che le toglievano di dosso i panni ormai un po' inumiditi e resi fradici dal tempo, la carnagione era ancora rosea e a contatto con la luce e con l'aria, mano a mano che la spogliavano, diventava nera. Il processo andò avanti. La santità della vita, attestata unanimemente dai testimoni, l'ortodossia degli scritti, mancava il miracolo. Il miracolo è avvenuto il 4 agosto 1959 nella campagna di Monte Romano. Mio padre, Adriano De Guidi, agricoltore, era in una campagna qui denominata Bufolareccia, sopra un camion e stava trasportando i sacchi di grano al magazzino. Scendeva da una stradina sterrata e alcune persone presenti gridarono: stai attento, c'è un ragazzo che sta riposando. Ma lui, tra il rumore della mietitrebbia, il rumore del camion e dei trattori, non ha sentito. Quando poi la ruota anteriore è andata sopra un sasso che lui pensava fosse, si è affacciato al finestrino. Invece del sasso c'era questo ragazzo, Tommaso Ricci, a pancia in sotto e la ruota era proprio sopra i reni. Al che mio padre si è talmente spaventato, ha estratto dal portafoglio l'immagine della zia Cecilia e lì l'ha invocata con tutta la forza della sua fede. Aiutami, sono rovinato insieme a tutta la mia famiglia, aiutami, aiutami. In un istante questo signore si vide sotto processo, si vide condannato per omicidio, si vide rovinato come famiglia, nel lavoro. E infilò la mano nella tasca e tirò fuori una serie di santini, di preghiere, di immaginette di Cecilia. Zia Cecilia, salvami, zia Cecilia, salvami. Questo giovane Tommaso Ricci fu portato all'ospedale di Tarquinia e dopo gli accertamenti si rese conto che effettivamente era rimasto illeso. Quando però si trattò di portare a Roma, alla Congregazione per le Cause dei Santi, questa storia, giustamente la congregazione pretese i documenti. Bisognava avere il peso specifico del camion, la larghezza delle ruote, la tara, perché gli ingegneri dovevano fare il calcolo e vedere se un corpo umano poteva sopportare un peso di 1045 kg.
Al che mi disse: Anna, vai alla motorizzazione e vai a cercare questi documenti. Mi precipitai a Viterbo, ma mi risposero: signora, è impossibile. Senza l'anno di appartenenza non possiamo mettere una persona lì per mesi, anni, a cercare il fascicolo riguardante il camion di suo padre. Ci eravamo quasi arresi quando, per caso, tra virgolette, facendo il prelievo dei tabacchi a Tarquinia per la nostra tabaccheria, il marito della signora del Monopolio era il direttore generale della motorizzazione di Viterbo. E parlando della zia Cecilia mi rispose: figlia mia, se Dio vuole possiamo tutto. Ti prometto che domani mattina vado in archivio e poi ti faccio sapere. E qui avvenne probabilmente quello che viene da alcuni ritenuto un secondo miracolo. Cioè, bisognava, il camion era scomparso, era stato distrutto. Si trattava di rintracciare il libretto di circolazione con tutti i dati attinenti. La mattina dopo mi chiama il signor Bonelli e con la voce tremante mi dice: Anna, sono andato in archivio, ho aperto a caso il primo libro mastro che mi è capitato e al numero 1487 ho trovato lo chevrioletta di tuo padre con tutti i passaggi di proprietà. Quindi adesso puoi portare questa documentazione al postulatore e continuare la causa della tua zia per arrivare alla volontà divina della beatificazione. Furono fatti gli studi e fu verificato che effettivamente è umanamente inspiegabile che un camion di quelle dimensioni, con quel peso, passando sopra una persona, lo possa lasciare illeso. Finché siamo andati avanti, finché nel 2010 la Congregazione Santo Padre ha autenticato il decreto della Congregazione circa il riconoscimento del miracolo e la situazione è decollata. A noi è stato proposto se la diocesi sentiva di farsi carico di questo intervento, di questo evento, diciamo. Ci dobbiamo veramente chiedere perché questo successo, perché il successo di questa figura che per certi versi è lontanissima da questa sensibilità, da questa cultura di oggi, anche dai giovani, perché questo successo? Penso che abbia subito l'influsso della grazia divina. E lei lo ha descritto in una frase che anche riportiamo in genere come notizia sulle varie immaginette, no? Che dice: se il Signore avesse fatto le grazie che ha fatto a me, ad un'altra anima, che le meritava di più, forse avrebbe avuto più soddisfazione. Mentre lei è stata condotta proprio come per mano, come una bambina, dal Signore. Per me ha vissuto la sua vocazione, la chiamata alla santità, perché in fondo la vocazione che cos'è? È questo, che il Signore ti chiama ad una vita più perfetta. Tutti gli anni andavamo una, due, tre volte in pellegrinaggio a Arnepi a rendere omaggio nella tomba dove lei è sepolta. E la nonna spesso e volentieri ci raccontava le sue esperienze avute a contatto diretto con lei e diceva che era la sua cugina particolare e avevano anche una corrispondenza, tant'è vero che custodiamo gelosamente alcune lettere e alcune cartoline scritte sia alla sbinonna che alla nonna. Leggendo l'autobiografia di Cecilia, la frase che ci ha colpito più di tutti è stata questa, che lei seguirà il sentiero breve, indicatogli dalla sorella, la chiamava così Santa Teresina di Lisieux, umiltà, abbandono e amore. Io credo che la figura di Cecilia ci abbia fatto assaporare in maniera straordinaria il profumo di Dio. E quando si assapura il profumo di Dio non si rimane indifferenti. C'è una lettura non teologica ma teologale e spirituale della vita. Soprattutto una concretezza dell'amicizia con il Signore. Veramente il Signore è risorto, è vivo, è lì. E la sua vita è un dialogo con Lui. Peraltro scevro Da forme spettacolari di qualunque genere. Lei non si sente
l'esaltata protagonista di visioni, di apparizioni, ma il Signore è sempre lì. Lo specifico della sua figura è averci testimoniato la possibilità che si può vivere felici dell'amore di Dio, che Gesù è vivo, è concreto, è presente, che si può vivere una storia con Lui che riempie la vita, anche nelle condizioni più difficili, come la malattia di una ragazza. La forza di questo rapporto, la forza di questo rapporto è il segreto di Cecilia. Colpisce, perché si sente che è una realtà autentica e incisiva. E anche metterla in mano ai giovani e alle ragazze, oltre che agli adulti e ai bambini, questo mi sembra una immensa possibilità. È il mio augurio e la speranza per questa nostra terra.